Allora, perché poi sono arrabbiati con noi? Perché grazie a voi eravamo in 900 di sabato sera in live, 900 persone collegate, un canale da 6.000 iscritti. Eh? 900 persone collegate di sabato sera dopo una partita che ha fatto ribaltare le televisioni a, tanto, a tanti tifosi dell'Inter. Io a un certo punto a un certo punto guarda ho premuto il pulsante rosso e ho detto tanto si perde anche perché poi da quando l'Inter da quando l'Inter ha preso gol fondamentalmente non, non c'è stata quasi più storia vedi, vedi una squadra che rispetta un po' di solito le squadre di calcio rispettano caratterialmente l'allenatore no? l'allenatore dà un'impronta caratteriale alle proprie squadre l'Inter è una squadra isterica, disorganizzata sfilacciata senza né capo né coda mi dispiace dirlo Lukaku ma ad oggi sei un flop clamoroso perché senza quel gol del Porto cioè qui staremo parlando veramente di, 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 di non so di cosa sei stato messo per la prima volta nelle condizioni anche di Sprigionare tutti i tuoi cavalli, ma te l'allunghi troppo, tiri cioccolatini, ti fai recuperare, poi sbagli un gol. Eh, sbagli un gol davanti a cui io alzo le mani, cioè Romelu, e un basta. Sei il giocatore più pagato della Serie A, l'attaccante più pagato della Serie A. e Ad oggi io confermo quello che dico da tre mesi. Mi dispiace, io a prescindere rispettando il parere eh, degli altri io sono contro le minestre riscaldate perché nella minestra riscaldata soprattutto nel calcio c'è sempre dentro qual qualche ingrediente tossico c'è sempre perché quando te vai via da una squadra c'è sempre un motivo per cui lasci quella squadra o che sia un omio o che sia ma comunque c'è stato un motivo che ti ha fatto rompere con quella squadra e non ci puoi tornare per come la vedo io non ci puoi tornare Almeno io, tu faccio come Conte vuole tornare a casa sua. Quello è un altro discorso. Ma l'Inter non è casa tua, Romero. Mi, mi dispiace dirlo, ma te rendi solo con Conte. Rendi con Conte in nazionale dove giocano dei fenomeni che ti mettono la palla davanti alla porta. Romero, mi dispiace. dall'altro poi devo sentire quelle dichiarazioni imbarazzanti, scandalose di un allenatore che difficilmente riesce anche a prendersi le proprie responsabilità. Eh, ma se... Se Se Romelu ah, avesse fatto quei gol, eh, stavamo parlando di un'altra prestazione. Ma che, ma, che sono? ma che discorsi sono? Ma che discorsi sono in Zaghi? Io lo so cosa vuoi fare, te in Zaghi? Innanzitutto, la colpa è del cinese. Il cinese ormai ha distrutto l'Inter. Se sta andando, ma sapevo che avrebbe distrutto l'Inter prima di andarsene. Ma anche te in Zaghi ci hai messo del tuo ci hai messo tu perché io lo so cosa vuoi fare sai non sarai più l'allenatore del prossimo anno e te punterai a vincere la Coppa Italia per dire ragazzi signori io in due anni ho portato tre titoli ho passato due volte più turni Champions League dopo dieci anni e questo è lo vuoi fare Simone se hai capito e usiamo grulli Simone se hai capito cosa vuoi fare ma sei un allenatore senza idea e senza idee e non rischia se sei un allenatore secondo me che è... no che poteva allenare solo un inter cinese, ma nonostante tutto, quest'inter cinese disastrata, piena di debiti, sull'orlo del fallimento, mi dice la Repubblica un mese fa, che la Repubblica fa di fallimento, stai mettendo a rischio anche il quarto posto. Male. Cioè, lo vedi che i giocatori non seguono più l'allenatore, si vede poi questa società imbarazzante, questa proprietà imbarazzante che non hai soldi nemmeno per esonerare un allenatore, perché qui... Una, una proprietà normale avrebbe esonerato questo allenatore all'Inter eh, l'anno scorso, non ora. L'anno scorso, io come fa qualcuno che visto perché poi diventano cattivi? 900 persone in live, non siamo famosi. La, la volta prima ce n'erano 1133 in live collegati, non siamo famosi. Lui è famoso a 200 persone in live, in live. Cosa fa? Continua a offendere e ad attaccare, ma le offese le lasciamo a lui. Lasciamo a lui le offese perché non ha modo di controbattere. Quando vai su le argomentazioni che lui non ha, può solamente offendere, ma continua pure ad offendere perché la gente ormai, cioè con i numeri, la gente ti ha, la gente ti ha sentenziato. Lo giapponese, eravate 250 l'altra sera, telefonatevi, fate prima. Ormai siete rimasti in quattro gatti, sei rimasto te quei quattro canaletti e ti sei portato dietro perché ognuno di quelli ha 20-30 utenti. Sono quelli 250 Japan. Sei alla frutta. Sta, stai sparecchiando ormai. Bene, tu lo aprisca questo. L'ultima legnata l'hai presa con Octree. Poi hai anche il coraggio di continuare a prendere i tifosi per il culo. I tifosi dell'Inter hai anche il coraggio di continuare a prendere per il culo. I tifosi dell'Inter, dicendo loro che te che avevi detto mercato da 9. Ed è tutto qui, è in quell'arancione. Avevi detto mercato da 9 quest'estate giapponese. L'avrei cancellato, ma ce l'ho qui. Ora cosa dici? Eh, ma io ve l'avevo detto. E la squadra non era ben assortita. Ragazzi, andate a vedere. Se non l'ha cancellato, cosa aveva detto? Aveva detto mercato da 9 quest'estate. Aveva detto mercato da 9, è qua perché io lo sapevo che avrebbe cancellato andate a vedere continuano a prendervi in giro addirittura ho detto in tribuna c'era quello di elliot lì per dare una mano a zang per lo stadio <ride> continuano ancora complimenti ah! complimenti ah! <ride> Era Che era a fare quello lì a dare una mano a Zang per lo stadio. Con il Lego fa Zang. Con il Lego fa lo stadio Zang. Continua ancora. Non hai capito. Arrivi a 150 la settimana prossima. Puoi invitare chi ti pare in live ormai. Sei in decadenza. Non ti guarda più nessuno. Luca, ormai giusto, torni a Londra, basta, Romero è finita perché poi anche per gesto dopo tre gol che ha fatto in nazionale ci hai rotto i coglioni anche te, Luca. Per quello riguarda i tifosi depressi, gente mi scrive e eh, Giuse ho disdetto l'abbonamento da, da, da Zorno, ho disdetto l'abbonamento a Sky, non vado più allo stadio. La, la stessa Tiziana e saluto Giuse, dovevo andare a Benfica in Portogallo e ti aspetta, non vado più, ragazzi. Ma io vi voglio dire una cosa, ma non siamo pecore non dobbiamo seguire un greci, no? Se non vi sentite rappresentati da una da una determinata, diciamo, eh, parte del tifo del niente, rappresentatevi da soli. Rappresentatevi da soli. Dove è scritto che devi rappresentare, che devi, o che devi essere rappresentato solo da determinate, eh, tifo, da, da determinata parte, da una determinata parte della tifoseria? Rappresentatevi da soli. Io se passo da Milano gliela lascio la maglietta davanti alla sede e gli ci scrivo in toscano, senza offendere, in maniera civile, quando ti togli dai coglioni. Perché qui c'è gente che addirittura dice eh, potrebbe rifinanziare il bond. Ma te questo presidente, ma come? Contestato cinque volte, ma te questo come fai a ripresentarlo il prossimo anno? Questo non può fare più nemmeno i mercati a zero il prossimo anno, ma di cosa stiamo ragionando? Lui non si potrebbe permettere nemmeno i mercati a zero. Dovrebbe vendere i tre migliori giocatori per provare a fare un mercato a zero. Ma dove lo vuoi presentare questo qui? Ma cosa state dicendo ai tifosi? Volete diventare il Pisa? Cosa volete diventare? Ma siete matti? E quelli dei CDA secondo voi continuano a stare lì per fare che? Con un miliardo e mezzo di debiti? Poi non è il discorso del costo dell'iscrizione, è il costo che servono le garanzie per iscriversi al campionato. E questa proprietà non ha le garanzie per iscriversi al prossimo campionato. Ma di cosa vuoi ragionare? Leggo messaggi di persone che, che mi hanno chiesto di riportarli, li leggerò nella, nel prossimo video. Persone di 60, 65 anni, persone hanno visto Mazzola, Facchetti, non ho, no, gente mi scrive, non abbiamo mai visto uno schifo del genere all'Inter, gente di 60. 65 anni, lo dico io, non ho mai visto uno schifo del genere, a parte non ho 20 anni, ma te lo dice gente di 60 anni, gente non vuole che non guarda più l'Inter, siamo arrivati al collasso, ci avete rotto i coglioni ora, ve ne dovete andare via tutti, ci avete rotto le palle, è uno schifo, ci state prendendo in giro fino all'ultimo giorno, non c'è rispetto per i tifosi dell'Inter. Voi state umiliando la storia dell'Inter. State umiliando la storia dell'Inter. Andatevene. E ve lo ripeto, ragazzi, rappresentatevi da soli, in maniera civile ed educata. Se non vi va bene qualcosa, non aspettate che si muovano altri. Muovetevi voi da soli. Ciao, Inter.